Ragazzi, eccoci qua pronti per vedere il nuovo prodotto, la nuova cartografia di Garmin Navionics Plus. Quindi parto subito con il farvi vedere le differenze, perché qui in modo molto semplice posso iniziare a paragonare le due cartografie, perché sulla destra ho la cartografia tra virgolette vecchia della Blue Chart, sempre di Garmin, e qua invece ho la nuova cartografia sempre di Garmin, ma praticamente è stata unita la Blue Chart e la Navionics e è stata creata la nuova cartografia Garmin Navionics Plus, e hanno unito proprio tutte le batimetriche che avevano l'uno con l'altro per avere il massimo del dettaglio, il massimo della realtà proprio per quanto riguarda la cartografia, oltre ovviamente ad aggiornare tutte le mede, punti IALA, piuttosto che le corsie all'uscita dei porti. Qui, come vedete, per anche io stesso fare un test approfondito sulle differenze delle due cartografie, qui mi trovo davanti proprio al porto di Genova. Vedete qui come si vedono tutte e due, innanzitutto sono con la stessa scala, 200 metri e 200 metri. Vedete qui che c'è il porto in uscita e anche qua, diciamo, in alto a destra uguale. Quindi sono tutte e due abbastanza centrate come posizione. E qui vado a vedere proprio che la cartografia ha un dettaglio molto elevato e molto preciso, quasi simile a un intero quick draw. Infatti qui vedo subito per esempio il montone, il famoso montone di Genova, che qua noi conosciamo tutti. In tutte le altre cartografie non era assolutamente presente, perché lo dovremmo trovare in questa zona, e qui vedete come viene fuori per esempio finalmente questa secca, così come relitti in più sicuramente rispetto alla vecchia cartografia che ne segnava solamente due, qua invece ne segna quattro, e ho nascosto i waypoint, ma azionando i waypoint ho visto che sono anche tra l'altro molto più precisi. Anche nel sottocosta c'è sicuramente maggior precisione, anche qui relitti di San Pier d'Arena come si vedono molto bene rispetto, diciamo, alla vecchia cartografia che sì, ne segnava uno, ma alla fine non dava, diciamo, questa differenza proprio sulle batimetriche. Quindi qua invece si vede proprio che c'è un salto di batimetrica dove è segnato il relitto, e così come ho visto tanti altri punti c'è un dettaglio sicuramente maggiore. Ovviamente tante secche, tanti pescatori li conoscono già, però se uno deve scegliere se prendere, diciamo, la Blue Chart che ormai andrà in disuso, o la Navionics Plus, sicuramente la Navionics Plus ha qualcosa in più. Oppure qualcuno che ha una cartografia molto vecchia, forse prima non valeva la pena cambiarla, mentre ora le differenze ci sono e sono notevoli. Io ho guardato in giro, vi faccio vedere anche per esempio altri punti, per esempio le fosse di Genova. Vedete anche qui come prima qui sembrava che c'era uno scoglio isolato che veniva in su, mentre ora invece, ed è così realmente, è un promontorio, diciamo, una punta che viene in fuori e non uno scoglio singolo come era segnato tra virgolette lì. Quindi sicuramente ho notato maggior precisione negli scogli, sia fuori, perché qua siamo intorno ai 200 metri, ma anche proprio negli scogli ravvicinati alla costa. C'è molta precisione qua nelle batimetriche, le ho viste proprio con i miei waypoint, e corrisponde effettivamente molto di più la cartografia. Bene ragazzi, vi ho voluto spoilerare un pochettino questa anteprima. Tra poco la cartografia sarà tra virgolette disponibile, la sto testando, la sto provando, però direi che per ora ci sono solamente note positive. Perfetto ragazzi, grazie mille e buona serata a tutti.